Eccoci di nuovo, ciao a tutti, pronti qua per fare la prova di taglio con la nostra taglia siepe della Parkside della linea Performance. Una ultimissima cosa che volevo farvi vedere, no, era le funzionalità dei tastini che sono sopra la macchina e in più ovviamente anche il peso che magari per qualcuno potrebbe essere interessante. Buono, eccoci qui, batterie cariche della serie X20, tutte e due dovrebbero essere cariche al massimo. Adesso lo vediamo anche direttamente sul display della macchina, perché qua viene riportato il livello di batteria. Mettiamole su, semplicissime, l'incastro è una. Noi faremo il test con quelli da 2 ampere ora. Non come quelle, con quelle da 4, come lo consigliavano, non lo davano come obbligatorio la taglia da 2 ampere, però queste sono quelle che ho. Allora, una particolarità sulle velocità: non vengono date dal pulsante, no, di avviamento, che deve essere il doppio, comunque deve avere una mano su questo. Può essere preso, può essere attivato da mano sinistra o destra, dipende come uno è abituato a utilizzarlo. E in più l'altra qua, ma non c'è la modulazione sul tasto, le velocità sono fisse. Allora, vediamo qua, lo facciamo vedere subito. Sono 3 velocità preimpostate nel display stesso della macchina. Abbiamo 2 tastini, questo che mi dà il livello delle batterie, devono essere inseriti tutti e due per forza di cose, ovviamente. Abbiamo tutti i livelli delle 2 batterie al massimo, ok, e in più abbiamo l'indicatore della velocità della macchina, in questo caso sarebbe al minimo. Con quest'altro pulsante selezioniamo la velocità media e alta. Facciamo una prova veloce così si sente. Mano davanti e mano sul pulsante di avviamento. Così siamo in lenta. Vediamo se si riesce a vedere. Siamo in lenta, vediamo. Proviamo la velocità intermedia e quella alta. Quella alta, sinceramente, è anche ben più veloce, sensibilmente più veloce di quella a filo che ho sempre della Parkside. Così che penso che possa essere molto molto performante. Faremo un paio di prove nelle velocità definite da questo pulsante. Ok, mettiamo un attimo in pausa e andiamo fuori in giardino. Eccoci qui, eccoci la nostra siepe in questione. Saranno una ventina di metri di lauro, tipica siepe comune in molti dei nostri giardini. Eccoci qua la nostra amica macchina, altezza circa 2 metri. Vediamo di fare almeno la facciata frontale in un paio di velocità. Andiamo con la velocità lenta e vediamo come funziona. Questo
questo rumore del mio vicino con il trattore, non sono io, anzi questo proprio di rumore ne fa il minimo. Bassa velocità sinceramente non è molto convincente, proviamo con la seconda. Diciamo che già la seconda è molto molto meglio. Provo adesso la terza velocità fino alla fine della siepe.
vediamo qua il livello della batteria. Il livello della batteria è ancora al massimo. Io sono riuscito a vederlo. È ancora al massimo. Siamo ancora al massimo del livello della batteria. Stiamo parlando di quasi 20 metri di siepe, abbastanza dura, e diciamo che il suo lavoro lo fa egregiamente. Eccoci rientrati, abbiamo fatto il test di taglio del nostro attrezzo qua, e che dire, abbastanza buona l'impressione, soddisfacente. Su tronchetti di 15-20 mm ha fatto un po' di difficoltà, però è normale, diciamo che non è fatto per potature molto molto cattive. L'apertura tra i denti sarà sui 25 mm, così che è normale che un pochino di fatica faccia quando trova dai 15 mm in su, quando trova tronchetti da 15 mm in su. La macchina nulla da dire, ho fatto 20 metri frontali e siamo ancora al massimo con le due batterie da 2 ampere ora, così che sui 20 metri di lauro, altezza 2 metri, 2 metri e mezzo, penso che ci sto dentro, forse tagliarla, a regolarla tutta quanta. Un'ultimissima cosa prima di concludere il video, il peso, che mi ero dimenticato, eccoci qui. Vediamo un attimo, penso che saremo sui 3 kg così più o meno, vediamo qua. Con le batterie su. Ecco, tara fatta. Appoggiamo con le batterie. E sfioriamo i 4 kg. Siamo 3,996 grammi, sì, 4 kg tondi, insomma, dai, mettiamoci 4 grammi di sporco, 4 kg. È un peso comunque accettabile rispetto a una tradizionale, ovviamente peserà un pochino di più di una filo, è probabile, qua ci si porta dietro anche le batterie, però non abbiamo l'ingombro del filo stesso. Vediamo qua vicino anche quella a filo, sempre con la lama di 60 cm, sempre quella da Parkside. Vediamo quanto pesa questa. E questa pesa 400 grammi in meno. Questa è quella a filo, pesa 400 grammi in meno, ci può stare. È il peso delle batterie praticamente. Lama è sempre sui 60 cm, 58-60 cm, è buono. Queste sono le differenze. Buono ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel like e restate sincronizzati nel nostro canale, e se non l'avete fatto iscrivetevi, che non costa niente e mi date una gran mano a promuovere questo canale di tutte le mie esperienze. Ok, un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti.